In questa seconda lezione sull'effetto fotoelettrico ci occupiamo di un altro aspetto del fenomeno. Cercheremo infatti di interpretarlo alla luce della teoria. Se noi andiamo a osservare una curva caratteristica dell'intensità di corrente in una cella fotoelettrica, per come ve l'ho descritta nella scorsa lezione, abbiamo visto che l'intensità di corrente ha un andamento di questo tipo. Con il potenziale di arresto evidenziato e l'andamento asintotico per valori elevati della differenza di potenziale. Cerchiamo di spiegare alcuni degli aspetti di questo fenomeno. Per quanto riguarda l'andamento asintotico e l'intensità di corrente, questo effetto è facilmente interpretabile tenendo conto del fatto che la cella fotoelettrica funziona attraverso il passaggio di elettroni emessi per effetto fotoelettrico dal catodo. Ora, se questo è il catodo, questo è l'anodo, e da qui vengono emessi degli elettroni grazie alla radiazione incidente, quindi qui arriva la radiazione. La radiazione avrà un'intensità I. Ricordiamoci che l'intensità della radiazione è espressa in termini di energia per unità di tempo, quindi watt su metri quadri. Quindi è una potenza per unità di superficie. È chiaro che se questa potenza per unità di superficie viene moltiplicata per la superficie coinvolta, otteniamo una potenza. Quindi, se P è la potenza ottenuta moltiplicando l'intensità della radiazione incidente per la superficie coinvolta, otteniamo quanta energia per unità di tempo la radiazione incidente fornisce alla cella fotoelettrica e al catodo in particolare. Se V è il potenziale di estrazione degli elettroni, cioè quello che possiamo leggere nella tabella che vi ho fatto vedere nella scorsa lezione, per esempio 4,53 o da 4,53 a 5,10 per quanto riguarda il rame. Questo potenziale di estrazione moltiplicato per la carica dell'elettrone ci dà l'energia di estrazione. Questa energia deve essere fornita ad ogni singolo elettrone per consentire allo stesso elettrone di uscire fuori dal metallo. Allora, se questa energia, indichiamola con la lettera epsilon, quindi con epsilon indichiamo l'energia necessaria, di fatto è l'energia di estrazione, l'energia che dobbiamo fornire al singolo elettrone per farlo uscire fuori dal metallo. Se vogliamo conoscere quanti elettroni escono nell'unità di tempo, il numero di elettroni si può ottenere conoscendo l'energia fornita al sistema. Una volta che questa energia venga divisa per l'energia necessaria per il singolo elettrone. Quindi energia totale fornita al sistema diviso l'energia necessaria per il singolo elettrone ci dà il numero di fotoelettroni emessi. Se noi allora dividiamo tutto per un intervallo di tempo delta t, l'intervallo di tempo durante il quale sono usciti n elettroni, qui compare pure l'intervallo di tempo delta t, l'energia fornita diviso l'intervallo di tempo durante il quale questa energia è arrivata al fotocatodo, ci dà la potenza. Quindi questo rapporto è pari alla potenza, cioè esattamente questa potenza che abbiamo scritto qui. Di conseguenza, la velocità con cui vengono emessi i fotoelettroni, n su delta t, è pari alla potenza diviso epsilon, cioè la potenza diviso la carica elettrica per il potenziale di estrazione. Questo numero che va al denominatore è il numero che abbiamo letto nella tabella precedente, espresso in electron volt. Quindi, di fatto, la velocità di estrazione degli elettroni dipende dal potenziale di estrazione, ma questo viene fissato una volta per tutte scegliendo il materiale, e dipende soprattutto dall'intensità della radiazione incidente, che determina di fatto la potenza irradiata sulla cella fotoelettrica. Allora, quando noi raggiungiamo un valore nella cella fotoelettrica, un'intensità di corrente I, che è pari a questa velocità di estrazione degli elettroni moltiplicato la carica E per n su delta t, è chiaro che per poter aumentare ancora l'intensità di corrente dovremmo emettere più elettroni di quelli che effettivamente stanno saltando fuori dal metallo e questo richiede necessariamente un aumento della potenza. Quindi di fatto il valore della potenza irradiata sulla cella fotoelettrica ci dà il valore limite dell'intensità di corrente, quindi questa diventa la corrente di saturazione. E come vediamo,
è direttamente proporzionale alla potenza irradiata e quindi all'intensità della radiazione incidente. Ecco che il fenomeno della saturazione viene facilmente spiegato in termini classici, in termini energetici. Vediamo altri aspetti del fenomeno e cerchiamo la loro corretta interpretazione. Vediamo per esempio la dipendenza della potenziale di arresto, quello che abbiamo chiamato potenziale di arresto, dalla lunghezza d'onda. L'esistenza stessa di un potenziale di arresto è il fatto che esista una lunghezza d'onda di soglia. Vediamo se questi aspetti del fenomeno possono essere spiegati classicamente. Come fa la radiazione incidente ad accelerare gli elettroni all'interno del metallo? Allora, la radiazione incidente è composta, supponendo che si abbia una radiazione che si propaga lungo una de determinata direzione, è composta da campo elettrico e campo magnetico oscillanti. Precisamente, se vogliamo avere un'idea di come oscillano il campo elettrico e il campo magnetico, facciamo uno schema. Prima del campo elettrico, nei vari punti lungo la direzione di propagazione, abbiamo un campo elettrico che segue un andamento in termini di intensità sinusoidale. E perpendicolarmente si ha un campo magnetico che segue lo stesso tipo di andamento. Il disegno è da considerarsi in assonometria, quindi questi vettori che sto tracciando in rosso sono da considerarsi nella direzione perpendicolare al piano dello schermo. Quindi noi abbiamo una sinusoide che rappresenta l'andamento del campo elettrico, poi prosegue, io non l'ho tracciata ma prosegue, e un'altra sinusoide che rappresenta l'andamento, disegnato in assonometria, l'andamento del campo magnetico, e così via. Allora, questa è classicamente un'onda elettromagnetica che si propaga nello spazio. Cosa succede quando quest'onda, quindi un'onda fatta da campo elettrico e campo magnetico, va a colpire, a investire un elettrone, quindi una particella dotata di carica elettrica? Beh, tanto il campo elettrico quanto il campo magnetico sono in grado di dare un'accelerazione a questa carica. In particolare, il campo elettrico è in grado effettivamente di cambiare l'energia cinetica di questa carica. Quindi il campo elettrico, tramite il fatto che è in grado di esercitare una forza elettrica direttamente proporzionale al campo elettrico, è in grado di fare lavoro sulla carica elettrica e di fornire energia. Quindi, classicamente, man mano che l'onda in modo continuo investe il materiale, il metallo, gli elettroni che si trovano all'interno del metallo subiscono delle forze, forze di natura elettrica che sono in grado di fornir loro energia cinetica. Quando questa energia cinetica è sufficiente da superare la barriera energetica costituita dal potenziale di estrazione degli elettroni dal metallo, questi elettroni possono uscire. Se questa è l'interpretazione classica dell'effetto fotoelettrico, non c'è alcuna ragione per ipotizzare che la lunghezza d'onda della radiazione incidente possa avere un qualche effetto sulle caratteristiche dell'effetto fotoelettrico. In sostanza, l'accelerazione dovrebbe potersi avere qualunque sia la lunghezza d'onda della radiazione incidente. Invece sappiamo, dai dati sperimentali che abbiamo descritto nella scorsa lezione, che esiste una lunghezza d'onda di soglia, una lunghezza d'onda massima, superata la quale, quindi se lambda è maggiore di lambda max, non si ha effetto fotoelettrico. Quindi nessun effetto fotoelettrico se viene superata la lunghezza d'onda di soglia. Ma perché, se classicamente qualunque radiazione elettromagnetica deve essere in grado di fornire energia agli elettroni, superata la lunghezza d'onda di soglia non si ha effetto fotoelettrico? Non c'è alcun motivo nella visione classica della propagazione delle onde elettromagnetiche che permetta di spiegare questo tipo di effetto, cioè l'esistenza di una lunghezza d'onda di soglia. C'è anche un altro aspetto da considerare. Il potenziale di arresto, che abbiamo discusso nella scorsa lezione,
non ha alcuna dipendenza dall'intensità della radiazione incidente. Abbiamo detto infatti che cambiando l'intensità della radiazione incidente cambia magari l'intensità della corrente di saturazione, ma non il potenziale di arresto. Anzi, il potenziale di arresto può essere cambiato soltanto in un modo, cambiando la lunghezza d'onda della radiazione incidente. All'aumentare di questa lunghezza d'onda, diminuisce il potenziale di arresto avvicinandosi allo zero. Al diminuire della lunghezza d'onda invece abbiamo un potenziale di arresto che cresce, da intendersi in valore assoluto, perché questo sarebbe il semiasse negativo delle differenze di potenziale, ma noi con il termine di potenziale di arresto intendiamo la differenza di potenziale presa in valore assoluto. Com'è possibile, visto che in termini classici basta aspettare un tempo sufficiente per fornire energia all'elettrone per avere l'effetto fotoelettrico, come mai esiste un potenziale di arresto ed esiste una lunghezza d'onda di soglia? Il potenziale di arresto rappresenta di fatto l'energia cinetica massima che hanno i fotoelettroni emessi dalla superficie del metallo. Se dal fotocatodo gli elettroni escono con un'energia cinetica, questa energia cinetica deve essere annullata per poter arrestare gli elettroni. Quindi il potenziale di arresto è di fatto la barriera energetica che bisogna creare fra i due elettrodi per evitare che gli elettroni possano raggiungere l'elettrodo opposto a quello della fotoemissione. Quindi l'esistenza di un potenziale di arresto sta a significare che esiste un'energia cinetica massima di questi elettroni emessi, che dipende esclusivamente dalla lunghezza d'onda della radiazione incidente. Questo è inspiegabile in termini classici, perché in termini classici, se io ho un'intensità della radiazione molto alta, questa dovrebbe essere in grado di fornire sempre più energia a questi elettroni e quindi dovrebbe essere in grado di aumentare l'energia cinetica che questi elettroni acquistano alla emissione. Come mai anche il potenziale di arresto non è legato all'intensità della radiazione incidente ed è invece solamente legato alla lunghezza d'onda? Anche qui ci troviamo con una difficoltà di interpretazione dell'effetto fotoelettrico con la teoria classica. Allora, cosa occorre cambiare nell'interpretazione teorica per poter spiegare correttamente i dati sperimentali? Qui viene in aiuto l'ipotesi fatta da Planck. Successivamente ridiscussa e perfezionata da Einstein proprio nel tentativo di spiegare l'effetto fotoelettrico. L'ipotesi di Planck, ricordo per chi ha seguito la lezione sulla radiazione di corpo nero, che consiglio di rivedere, l'ipotesi di Planck consiste nell'ammettere che lo scambio di energia tra particelle, per esempio elettroni, e radiazione elettromagnetica avvenga non in modo continuo, ma a pacchetti, in quantità predeterminate che chiamiamo quanti, la cui energia è determinata solamente dalla frequenza e quindi anche dalla lunghezza d'onda della radiazione incidente. Precisamente l'energia del singolo quanto di energia è data dalla costante di Planck, il cui valore è 6,63 per 10 alla meno 34 joule per secondi, moltiplicata per la frequenza della radiazione incidente. Ricordo che la frequenza della radiazione incidente sugli elettroni, in generale la frequenza della radiazione, è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda, avendo come costante di proporzionalità la velocità della luce, come succede per tutti i tipi di onde. La velocità di propagazione sta al numeratore, la lunghezza d'onda sta al denominatore. Questo rapporto dà la frequenza. Quindi l'energia del singolo quanto, secondo l'ipotesi di Planck, è data dalla costante di Planck per C fratto lambda. Nell'ipotesi di Planck non viene discusso il modo in cui le onde elettromagnetiche si propagano, ma soltanto il modo in cui l'energia viene scambiata tra queste onde e la materia, per esempio gli elettroni. Einstein riprende l'ipotesi di Planck e proprio nel tentativo di spiegare correttamente l'effetto fotoelettrico fa un'ipotesi un po' più forte. Egli ipotizza sì che l'energia possa essere scambiata secondo i quanti previsti da Planck, ma l'idea aggiunta da Einstein è che sia proprio la propagazione dell'onda elettromagnetica che avvenga a quanti, cioè a pacchetti. Einstein ha chiamato questi pacchetti
questi pacchetti di energia col termine di fotoni. Quindi nell'interpretazione di Einstein dell'effetto fotoelettrico, la radiazione elettromagnetica acquista natura quasi corpuscolare. Quest'idea del comportamento corpuscolare della radiazione viene perfezionato nell'interpretazione di un altro fenomeno, l'effetto Compton, di cui discuteremo in una prossima lezione. Intanto, nell'ipotesi di Einstein, l'energia delle onde elettromagnetiche si propaga a pacchetti finiti chiamati fotoni. L'energia del singolo fotone è data, secondo l'ipotesi di Planck, da questa relazione, cioè direttamente proporzionale alla frequenza della radiazione, avendo per costante di proporzionalità la costante di Planck. A questo punto, visto che le onde elettromagnetiche si propagano attraverso questi fotoni, nell'ipotesi di Einstein, l'interazione fra la radiazione e la materia avviene attraverso un vero e proprio urto tra il singolo fotone, il singolo pacchetto, e il singolo elettrone. Quindi quando noi prendiamo un pezzo di metallo, all'interno si trovano degli elettroni. Ciò che può determinare l'effetto fotoelettrico è l'interazione del singolo fotone in arrivo tramite la radiazione incidente col singolo elettrone. Se un fotone interagisce con un elettrone, si può avere effetto fotoelettrico solo se l'energia fornita dal singolo fotone è sufficiente a superare la barriera di energia costituita dal potenziale di estrazione. Secondo questa interpretazione, visto che ogni fotone ha un'energia predeterminata, dipendente dalla frequenza e quindi anche dalla lunghezza d'onda, è necessario avere una lunghezza d'onda tale da far sì che l'energia del fotone sia almeno pari all'energia di estrazione degli elettroni dal metallo. Quindi se noi prendiamo il potenziale di estrazione, lo moltiplichiamo per la carica dell'elettrone, otteniamo l'energia da fornire all'elettrone per farlo uscire fuori dal metallo, quindi per dar luogo al fenomeno della fotoemissione di elettroni. Questa energia deve essere fornita dal singolo fotone. Questo vuol dire che l'energia di estrazione deve essere minore dell'energia fornita dal fotone. Se è vera questa disuguaglianza, allora l'effetto fotoelettrico può aver luogo, può avvenire. Se invece la frequenza della radiazione, quindi la lunghezza d'onda, sono tali da dar luogo ad una disuguaglianza contraria, cioè il lavoro di estrazione risulta essere più grande dell'energia del singolo fotone, allora in questo caso l'effetto fotoelettrico non avviene. Quindi qui abbiamo effetto fotoelettrico. Qui invece non abbiamo effetto fotoelettrico. Capiamo quindi che la situazione limite è quella in cui si ha l'esatta uguaglianza tra il lavoro di estrazione e l'energia del fotone. Questo ci permette di trovare la lunghezza d'onda di soglia che permette di far avvenire l'effetto fotoelettrico oppure no, a seconda se viene superata la lunghezza d'onda di soglia, o meglio, se la lunghezza d'onda è minore di quella di soglia o se è maggiore di quella di soglia. Ovviamente, così come abbiamo una lunghezza d'onda di soglia, abbiamo anche una frequenza di soglia. Come si fa a trovarle? Abbiamo detto che deve essere carica elettrica per il potenziale di estrazione uguale, costante di Planck, per la frequenza di soglia. Indichiamola con F0. O anche costante di Planck per la velocità della luce diviso la lunghezza d'onda di soglia, quella che abbiamo chiamato lambda massima, e qui chiamiamo lambda 0, giusto per utilizzare la stessa notazione che stiamo utilizzando per la frequenza. C'è da considerare che, visto che frequenza e lunghezza d'onda sono inversamente proporzionali, mentre la lunghezza d'onda di soglia è una lunghezza d'onda massima, la frequenza di soglia è una frequenza minima. Quindi per avere effetto fotoelettrico dobbiamo avere una frequenza maggiore di quella di soglia o una lunghezza d'onda minore della lunghezza d'onda di soglia. Vediamo di calcolarla. Risolvendo questa equazione, o analogamente questa, rispetto alla frequenza o alla lunghezza d'onda, otteniamo frequenza di soglia uguale lavoro di estrazione diviso costante di Planck. O lunghezza d'onda di soglia
uguale ad H per C fratto il lavoro di estrazione. Queste due relazioni permettono di avere un'idea di quanto deve essere la lunghezza d'onda di soglia e possiamo fare qualche calcolo. Prendiamo uno dei materiali che sono presenti in questa tabella, per esempio il rame. Vabbè, qui c'è un range di valori possibili per il potenziale di estrazione. Prendiamo un valore rotondo e facile compreso in questo intervallo, quindi prendiamo 5 elettron volt, giusto per avere un'idea. Allora, noi sappiamo che il lavoro di estrazione per il rame vale 5 elettron volt, il che significa che E per V con E vale 5 elettron volt, che tradotto in joule diventa 5 per 1,6 per 10 alla meno 19 joule. 5 per 1,6 fa 6 per 5, 30, 8 per 10 alla meno 19 joule. Questa energia dobbiamo utilizzarla in questa relazione per ottenere la lunghezza d'onda di soglia. Allora, noi abbiamo lambda 0 uguale. Abbiamo detto la costante di Planck, quindi 6,63 per 10 alla meno 34 joule per secondi, moltiplicato la velocità della luce, 3 per 10 alla 8 metri su secondi, diviso 8 per 10 alla meno 19 joule. Controlliamo le unità di misura. Joule e joule si semplifica. Secondi e secondi si semplifica, rimane metri, cioè un'unità di misura di lunghezza, correttamente, visto che stiamo cercando una lunghezza d'onda. Adesso andiamo a controllare l'ordine di grandezza. 10 alla meno 34 per 10 alla 8, 34 meno 8 fa 26, quindi abbiamo 10 alla meno 26. Diviso 10 alla meno 19, 26 meno 19 corrisponde, 26 meno 20 fa 6, quindi 10 alla meno 7. Quindi 10 alla meno 7 è l'ordine di grandezza. Abbiamo poi 6,63 per 3 diviso 8. Prendiamo in prestito una calcolatrice. Abbiamo 6,63 per 3 diviso 8 uguale 2,49. Potremmo indicare anche 2,5 visto l'approssimazione che stiamo utilizzando, quindi 2,5 per 10 alla meno 7 metri. 2,5 per 10 alla meno 7 metri corrisponde a 250 nanometri. Confrontiamo questo valore con le lunghezze d'onda della luce visibile. Noi sappiamo che la luce visibile ha lunghezze d'onda comprese fra 400 e 700 nanometri. Quindi se la lunghezza d'onda di soglia è pari a 250 nanometri, vuol dire che è una lunghezza d'onda nella banda dell'ultravioletto. Questo significa che se prendiamo una lunghezza d'onda minore di 250 nanometri, si ha effetto fotoelettrico, quindi occorre radiazione ultravioletta per provocare effetto fotoelettrico sul rame. Se invece prendiamo la lunghezza d'onda, per esempio nel visibile, questa risulta essere più alta della lunghezza d'onda di soglia per il rame e quindi la luce visibile non è in grado di provocare effetto fotoelettrico sul rame. Forse la luce visibile, almeno diciamo nella componente violetta, potrebbe essere in grado di provocare effetto fotoelettrico se andiamo a cercare un materiale con un potenziale di estrazione più basso. Lascio a voi fare i calcoli, per esempio, con materiali come il bario che ha un potenziale di estrazione più basso, forse qui arriviamo alla radiazione visibile. Oppure possiamo prendere altri materiali, qui ce ne sono altri, per esempio il sodio 236 o il lirio 293. Potete esercitarvi a calcolare la lunghezza d'onda di soglia e quindi anche la frequenza di soglia con materiali con vari valori, con diversi valori del potenziale di estrazione. Andiamo ad analizzare un altro aspetto. Abbiamo infatti discusso tra le caratteristiche sperimentali nella scorsa lezione l'esistenza del potenziale di arresto. Eccolo qui. Da cosa dipende il potenziale di arresto? E possiamo fare qualche esempio di calcolo del potenziale di arresto. Il potenziale di arresto, abbiamo detto, è la differenza di potenziale che occorre utilizzare per frenare gli elettroni fotoemessi dal catodo quando diventa in realtà anodo, quando cioè si inverte la differenza di potenziale.
Allora, quant'è l'energia cinetica dei fotoelettroni emessi? Abbiamo detto che il minimo di energia da fornire agli elettroni è determinato attraverso la lunghezza d'onda di soglia. Allora, se noi abbiamo una lunghezza d'onda minore di quella di soglia, quindi una frequenza maggiore della frequenza di soglia, H per F ci dà il valore dell'energia fornita al singolo elettrone. Ma una parte di questa energia serve a superare il lavoro di estrazione, l'energia, il potenziale di estrazione. Quindi abbiamo un'energia residua, che si trasforma in energia cinetica dei fotoelettroni emessi, che è determinata dalla differenza tra l'energia totale fornita al fotoelettrone diminuita del lavoro di estrazione, espresso per esempio in electron volt o in joule. Quindi quando noi sottraiamo il lavoro di estrazione alla energia fornita dal fotone, troviamo l'energia cinetica dei fotoelettroni emessi. È chiaro che qualora si irradi il materiale esattamente con la frequenza di soglia, si ottiene un'energia cinetica sostanzialmente pari a zero, perché in questo caso l'energia del fotone è esattamente uguale al lavoro di estrazione. Ma se la frequenza è maggiore di quella di soglia, allora gli elettroni escono con un determinato valore dell'energia cinetica. Allora da cosa dipende il potenziale di arresto? Beh, il potenziale di arresto è determinato proprio dal valore dell'energia cinetica massima che hanno questi elettroni. Quindi se moltiplichiamo la carica elementare per il potenziale di arresto, dobbiamo uguagliare il valore dell'energia cinetica di questi elettroni e quindi anche la differenza tra l'energia del fotone e l'energia legata al lavoro di estrazione. Da notare la differenza, qui come pedice ho messo A, potenziale di arresto, e qui ho messo E, cioè potenziale di estrazione. Quindi il potenziale di arresto è determinato dal rapporto tra questa differenza, H per F meno E, per il potenziale di estrazione diviso la carica dell'elettrone. Se lavoriamo in electron volt si può determinare direttamente il potenziale di arresto facendo il rapporto HF diviso E o l'energia del fotone espressa in electron volt, sottraendo direttamente il potenziale di estrazione. Proviamo a fare un calcolo. Supponiamo di illuminare il rame per il quale abbiamo detto c'è un potenziale di estrazione di 5 electron volt, di 5 volt, o lavoro di estrazione pari a 5 electron volt. Proviamo a illuminarlo con radiazione che abbia una lunghezza d'onda di 100 nanometri, quindi nettamente minore dei 250 nanometri che costituiscono la lunghezza d'onda di soglia. Quanto vale il potenziale di arresto? Cioè, qual è la differenza di potenziale massima disposta al contrario rispetto a quella utilizzata normalmente in una cella fotoelettrica, in grado di frenare gli elettroni fino ad impedire il passaggio della corrente. Abbiamo detto che, abbiamo visto qui, il potenziale di arresto può essere calcolato sottraendo all'energia del fotone il lavoro di estrazione. Quindi il potenziale di arresto è dato da H per F diviso E, carica elementare, meno carica elementare moltiplicato il lavoro e il potenziale di estrazione. La frequenza può essere calcolata tramite la lunghezza d'onda, quindi abbiamo H per C fratto lambda per la carica elementare meno, scusatemi, c'è un errore, qui è stata già semplificata la carica elementare, quindi questo è il potenziale di estrazione, meno il potenziale di estrazione. Eseguiamo il calcolo avendo a disposizione questo dato. Porto un attimo, questa espressione nell'altra pagina. Quindi qui abbiamo il potenziale di arresto. H abbiamo detto è 6,63 per 10 alla meno 34 joule per secondi, per 3 per 10 alla 8 metri su secondi della velocità della luce, diviso 100 nanometri, quindi 10 alla meno 7 metri, per 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb, carica dell'elettrone, carica elementare, meno 5 volt. Controlliamo le unità di misura. Joule su coulomb,
rappresenta il volt e va ad uguagliare l'unità di misura che abbiamo nel secondo termine. Poi metri e metri si semplifica, secondi e secondi si semplifica, quindi rimane esattamente volt. 10 alla meno 34 per 10 alla 8 fa di nuovo 10 alla meno 26, diviso 10 alla meno 7 fa 10 alla meno 19, diviso 10 alla meno 19 fa 1, quindi gli ordini di grandezza che abbiamo presenti qui si semplificano tutti e non ci sono più potenze del 10 che sopravvivono. A questo punto dobbiamo eseguire soltanto i calcoli tra le parti decimali. 6,63 per 3 diviso 1,6. Eseguiamo il calcolo. 6,63 per 3 diviso 1,6 uguale 12,4. Quindi 12,4 volt è il risultato di questa operazione e qui dobbiamo sottrarre 5 volt. Quindi otteniamo 12 meno 5 fa 7, 7,4 volt rappresenta il valore del potenziale di arresto. Quindi nel circuito con la cella fotoelettrica, applicando un potenziale di arresto invertito di 7,4 volt, siamo in grado, avendo una radiazione con una lunghezza d'onda di 100 nanometri, di fermare la corrente elettrica. I dati sperimentali confermano questo tipo di previsioni. In questo modo abbiamo visto alcuni esempi di calcolo del potenziale di arresto o della lunghezza d'onda di soglia e abbiamo visto come l'ipotesi di Einstein, mutuata da quella di Planck, permetta di spiegare correttamente il comportamento della cella fotoelettrica, quindi l'effetto fotoelettrico in tutte le sue caratteristiche.